Siamo ad Anagni. Anagni è conosciuta in tutto il mondo come la città dei papi, perché almeno quattro pontefici sono nati qui o comunque erano originari di questa città. Ma qual era la loro reale funzione da queste parti? I templari si insediano con propri castelli, diciamo, chiese, sempre dedicate a Santa Maria, e soprattutto con una serie di importanti tenute e aziende agricole, che era il vero tesoro dei templari. Qui, raccolte dal signor Giovanni Ciccotti, abbiamo cosa stava alla base della diffusione della cultura. Ovviamente sulla fronte, perché in qualche modo significa che la conoscenza, che potrebbe essere rappresentata da questa figura femminile, comunque deve condurre a Dio, deve condurre a un disegno superiore. Per i massoni, il grande architetto dell'universo. Il cappello frigio veniva usato dai padroni quando liberavano gli schiavi. Quindi un simbolo di libertà, di emancipazione. Di lotta, soprattutto di libertà. Questi messaggi Barnes li riporta in una lapide che sta in cima al pianerottolo d'arrivo. Siamo a Castra dei Volsci, il paese che è stato soprannominato il balcone della ciociaria, e da quassù, da questa terrazza panoramica, ci si rende facilmente conto del motivo. Forse le più interessanti sono queste due piccole croci potenziate che vediamo dipinte sopra questo velarium. Ecco un'altra sorpresa. È un simbolo antichissimo che ha accompagnato l'umanità attraverso i millenni, il simbolo del fiore della vita. Ovviamente questo è il nome con cui lo conosciamo dal nostro Medioevo, ovvero da quando il simbolo è stato cristianizzato. Ci incontriamo di nuovo, questa volta siamo davanti alla chiesa di San Nicolo, una chiesa extramegna, sì. E siamo curiosi di saperne di più. E questo è molto particolare, perché Castro dei Volsci è una località sostanzialmente tutta quanta votata alla difesa della donna. Finora abbiamo avuto modo di vedere delle cose molto interessanti, ma vi possiamo assicurare che a breve vedremo di qualcosa di davvero unico e anche un po' inquietante. Ci volle un concilio per stabilire che la Madonna, essendo la madre di Dio, aveva natura divina anch'essa. Ma il motivo principale per cui siamo venuti qui a Castro dei Volsci è che questo paese è letteralmente tappezzato da parte di enigmatiche simbologie. Siamo a Ceccano, la Fabrateria Vetus dei Romani, oggi cittadina industriale, un tempo orgogliosa capitale di una potente ed omonima contea. Un qualcosa che vada al di là della conoscenza del capro. In ogni caso, uno più lo guarda e più ritrova questo simbolo all'interno del giglio. Ecco, ci stiamo portando sull'ingresso laterale. È un viso che evidentemente ha diciamo, la funzione di spaventare, perché rende ovviamente il passaggio un pochino inquietante, in quanto i due occhi ci guardano proprio molto da vicino e molto precisamente, proprio per spaventare chi è che entrava. Ecco, una cosa che colpisce subito lo sguardo del visitatore è questa epigrafe romana che si trova murata qui sopra il blasone del cardinale Nibaldo, e sopra questa probabilmente era un'ara votiva. La Madonna ha uno sguardo fisso, è alta 1,33 m, quindi è una bella statua. Siamo qui di fronte al fonte battesimale, all'acqua santiera, che in qualche modo sintetizza questa complessa cifra simbolica. Alcune ricercatrici olandesi, professoresse olandesi che studiano le energie elettromagnetiche, geomagnetiche, telluriche, le ley line, chiamiamole come preferiamo, ritengono di aver identificato proprio qui davanti a questo palazzo un nodo energetico. Ci sono luoghi su questo pianeta, su questa terra, che sono una sorta di compendio, di summa, di avvenimenti storici, avvenimenti che riguardano interi imperi, regni, culture, civiltà, nazioni, popoli, ma anche singoli personaggi. Non ci sono prove storiche dei rapporti
tra Pietro del Morrone e i Cavalieri Templari. Quindi non sappiamo se effettivamente nella città bagnata dal Rodano ci sia stato questo incontro. Oggi diremo un incontro al vertice. Certo, ci fu anche questo. Sicuramente coloro che bruciarono innocenti nei roghi sulla Senna e negli altri, sugli altri patiboli allestiti molto spesso con la complicità dei vescovi territoriali, ma per mano sempre secolare, erano ovviamente innocenti. Il labirinto comincia ad avere un'immagine più propriamente cristiana, venendo comunque inciso in luoghi, in chiese, strategici per modo di dire, tra i quali appunto anche la via Francigena. Una volta morto nella rocca di Fumone, Celestino V viene traslato e sepolto proprio qui, a Colle del Fico, a Sant'Antonio Abate. Ecco, questo è il suo sacello e rimase qui per circa 30 anni, finché successe qualcosa, un altro dei grandi enigmi appunto che riguardano questa figura straordinaria di questo santuomo. Siamo a Morolo, un paesino affacciato alla Valle Latina e arroccato sulle pendici dei Monti Lepini. L'epopea secolare della famiglia Colonna è molto complessa e articolata, difficile da raccontare. Si può però cercare di riassumere attraverso alcuni punti chiave piuttosto significativi. Il padre ci indica che comunque lui è qui. Ma il verbo chiave è il termine sorgere. Come faccio io a rappresentare il sorgere di una stella? Attraverso un movimento verticale, dal basso verso l'alto. Ieri, mentre stavamo ultimando le riprese qui a Morolo, siamo stati invitati a visitare una piccola chiesa di cui non sapevamo assolutamente nulla. Siamo all'ingresso di Patrica, qui vediamo c'è l'antica porta urbica, qui questo splendido portale in pietra grigia con un simbolo che abbiamo già incontrato in altre puntate, il trigramma cristico. Se consideriamo che la Divina Commedia è stata scritta anche seguendo il cosiddetto principio aureo, quindi della perfezione, dell'armonia delle cose, il cui numero esoterico sappiamo che è 1,618. Come fa Dante naturalmente a conoscere l'Almagesto di Tolomeo? Dobbiamo fare un altro piccolo passo indietro, andare nel 1200, Federico II, che chiede a Gherardo da Cremona di tradurre dall'arabo appunto l'Almagesto di Tolomeo. E su questo cocuzzolo su cui ci troviamo adesso, nel Medioevo è stato costruito un borgo in pietra scura, in pietra vulcanica, in pietra plutonica, che nelle sue strade, nelle sue vie, sui suoi palazzi, conserva ancora oggi le testimonianze di simboli legati ad archetipi antichi, ancor di più, di questa umanità già così arcaica, il borgo di Pofia. Quindi si trova a rifugio in questa casa, ma perché casa della paura? Casa pura perché doveva proteggere da cose spaventose, quindi il mascherone che vediamo che in qualche modo decora ma fa buona guardia dalla facciata, proteggeva da queste entità, da queste negatività, oppure c'era qualcosa all'interno della casa? Ah, spettacolare, bellissimo qui dentro. Come ben sappiamo, poi nel Medioevo erano pochissime le persone istruite, quindi le immagini, le iconografie erano importantissime per spiegare alle persone ciò che era, insomma, i sacri testi, la Bibbia. L'iconografia era fondamentale. Abbiamo detto che siamo nella terra dell'uomo antico. Le danze Morris sono una rielaborazione delle antiche danze rurali e diciamo che sono propiziatrici della fertilità. Il ghigno quasi da teschio umano, il naso tagliato, se no semplicemente si è voluto in qualche modo raffigurare la malvagità, la cattiveria, il male. Ma entriamo dentro l'androne e vediamo con calma l'altro affresco che raffigura lo stemma. Molte volte la grande storia, quella con l'iniziale maiuscola, arriva a lambire anche piccoli centri abitati. E poi lascia, come dobbiamo immaginarci, un'immensa risacca, lascia su questa spiaggia immaginaria
delle testimonianze di avvenimenti storici. No, sembrerebbe più un luogo, un edificio per iniziati, no? Sì, quasi una sì. dimora filosofale. Infatti vediamo delle simbologie molto molto particolari. Quindi questo portale ancora una volta ci dimostra come non sono mere decorazioni artistiche, ma sottendono un messaggio soltanto per coloro che erano in grado di comprendere, ovviamente. Certo. Quindi un messaggio esoterico. Esatto. Eccola qua. Ma la cosa più interessante è la chiave di volta. Vediamo, c'è un anno domini 1826. Sì, 1826. E al centro si nota benissimo una squadra e un compasso. Siamo a San Vittore del Lazio, un paesino abbarbicato sulle falde delle Mainarde. Attualmente tutti gli studiosi di simboli che sono avvicinati a questa immagine ritengono che si tratti di oche o comunque volatici acquatici, quindi stanno galleggiando in un laghetto, in uno stagno. Questo è molto, molto interessante, è anche una testimonianza, perché sono rare comunque i monumenti funebri di questo genere con l'immagine del defunto praticamente è presente su quello dove essere coperto il sarcofago, praticamente, insomma. Anche l'Hortus Conclusus, quindi la raffigurazione della Vergine Maria. E tu hai detto una cosa molto importante, perché l'Hortus Conclusus io lo collego a questo oggetto che ha dentato. Esatto, questi due, che noi non sappiamo a che epoca risalga questo battacchio, però che è molto molto bello. È un animale che indica un momento di cambiamento, quindi ha un valore positivo, quasi che in qualche modo preconizzasse un cambiamento in arrivo, che potrebbe essere appunto dall'acqua santa, quindi dal segnarsi o l'acqua santa o dall'acqua appunto della fonte battesimale. Ci troviamo di fronte all'altare del santo patrono, l'altare dedicato a San Vittore Martire, di origine berbera, africana. Un tesoro nascosto, celato per tanto tanto tempo, che adesso finalmente potrà essere restituito al pubblico, ai fruitori, agli studiosi, agli appassionati. Beh, se facciamo attenzione, poi con la telecamera cercheremo di inquadrarlo meglio, sul libro c'è il celebre incipit in latino del Vangelo di San Giovanni, il quarto Vangelo, l'ultimo Vangelo. Nel primo dopoguerra, quando ci fu la ricostruzione della chiesa, il pulpito era montato dal lato opposto, sul lato opposto, ed era addirittura montato storto. Molto spesso le cose più interessanti si trovano dove meno ce l'aspettiamo, magari in un baule dimenticato in soffitta, oppure in un armadio posizionato chissà quando in cantina, oppure in un paesino defilato dai grandi flussi turistici, proprio come quello in cui ci troviamo oggi, il paese di Supino, abbarbicato alle falde della catena di Monti Lepini, ma è anche un segno di riconoscimento. È stato usato anche, e sottolineo anche, dai Cavalieri Templari, tant'è che qualcuno lo chiama simbolo della comanderia, e serviva in qualche modo a segnare le loro proprietà. Molto si è discusso e si è scritto in merito alla sigla INRI, acronimo di Gesù Nazareno Re dei Giudei, e anche su alcuni esemplari appunto in cui la N è capovolta o specchiata, l'effetto grafico è lo stesso. Adesso ci troviamo all'interno delle vecchie mura, le mura medievali, che oltre a conservare gli antichi portali, dove sono incisi dai maestri scalpellini i simboli che andremo a scoprire, che il nostro amico Giancarlo Pavat ci illustrerà, ci leggerà. Abbiamo gli antichi forni, che erano le vere industrie dell'epoca, del 1500, che appartenevano ai Conti Colonna. Su questi simboli della massoneria sono stati scritti un'infinità di volumi, sono state riempite intere biblioteche, e probabilmente il significato vero, profondo di questi simboli ce li hanno soltanto gli iniziati. E infine, appunto, la N rovesciata. Noi l'abbiamo sempre detto, non diamo certezze, noi proponiamo idee, quello che abbiamo cercato di fare durante questa serie di simbolica, durante queste 10 puntate, e quello che continueremo a fare e cercheremo di proporvi magari una nuova e successiva edizione di questo programma. Grazie ancora per averci seguito, per aver avuto la pazienza e l'attenzione nei nostri confronti e per averci seguito in queste puntate che sono iniziate l'estate e sono terminate appunto d'inverno, e non possiamo far altro che invitarvi a continuare a seguirci nei nostri programmi
e a continuare soprattutto a guardarsi attorno e a scoprire il mondo in cui viviamo, che veramente è ancora tutto da esplorare. Grazie ancora e arrivederci a Simbolica.